Victor Gomez in verticale a trovare il guizzo di Sciano al centro, bel Ruisa. Mamma mia, Wagne. Pallone appoggiato per Riccardo, controllo, gira. Mamma mia, Wagne. Mamma mia. Osimhen! Con un miracolo Matei, incredibile il superiore di Giuseppe, un pochino incredibile anche come Osimhen non abbia approfittato. È stato bravo il portiere che gli è andato molto vicino e si è aperto sia con le braccia che con le gambe, impedendo al tiro di Osimhen di finire in porta, un'occasione favolosa. Adesso spazio per Victor rispetto a quando deve costruire con i centrocampisti. Questo è il primo confronto della storia tra questi due club. Il Praga lo scorso anno ha incrociato una squadra italiana, prendendo qui una sonora lezione di calcio dalla Fiorentina. Il licenziato italiano poteva tirare interrotto il cammino europeo. Vai, ci va! Con un altro grande effetto, si è anche fatto male sul palo. Attenzione perché il Napoli è in area, ancora con Quaraschelia, le pinte, prova ad affondare, deviazione di testa di mamma mia, mamma mia. Terzo miracolo del portiere brasiliano. Ostico! Di gara! No, Giorgio! Di Lorenzo. È stato l'Ostico, ma stai dalla mente. Madonna a rilanciare il gioco. Allora, bellissimo! Però si no! Quando lui segna! Napolitano a crossare di destro, non è il suo piede migliore, ma aveva spazio e aveva la sensazione di sorprendere la linea di fine. Calcio di rigore! 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 È sul punto dove c'è stato il contatto, io ho detto forse subito, adesso proprio indicare il punto dove c'è stata la spinta, poi il dischetto e dà il calcio di rigore al rigore Napoli. No. E vedendolo live mi sembrava nettissimo proteggere il pallone, vediamo che dice l'arbitro, non è rigore. Cancellato il penalty per il Napoli. No, Osimhen ha fatto male. Ci può stare come interpretazione, perché in realtà era il giocatore del Braga che era più vicino alla palla, è stato Osimhen con questo perché movimento di proteggere il è buono, sì, a cercare Osimhen, il pallatore di Lorenzo ed è il capitano che porta il Napoli dell'1-0, il gol di Lorenzo, il 15° della sua carriera con la maglia del Napoli, e lo va a condividere con tutta la panchina per quell'unità che un capitano deve sottolineare in un momento che il Napoli vuole esaltare. Questo Napoli, vantaggio su un campo Napoli, difficile, Napoli, finalmente, Napoli, dopo tanti chance. Napoli. Bel gesto da parte del Napoli che dimostra la sua unità, la sua convinzione in una partita che sembrava solo questione di tempo, Massimo, che trovasse il gol in Napoli, però il primo tempo stava... Bellissimo! Il lancio per Osimhen. E via, lì trovava lo punta, si allarga, poi prova! Mamma mia! Ma non preciso, vuole calcio d'angolo... È rimessa dal fondo. Mamma mia. Ha calciato bene però. Ora Di Lorenzo incrocia Osimhen. Osimhen! Non intangendo niente! Trova forte perché Di Lorenzo contro sbaglia. Dicete Zielinski! Mamma mia, non si può guardare più l'assist, credo che il tiro. Ma l'assist! Viene fuori una cosa a metà, ma pallone l'altro. Ma l'assist! Guarda, o l'assist! Mannaccia, dolce sul secondo palo. Mannaccia. Salazar, pallone a seguire! E c'è proprio... Osimhen! Già segnato con la maglia del Napoli al Napoli in Europa. Annaccio demoni! Firma il pareggio. Annaccio! Una palla persa a male in quarto, non fanno rete! La possibilità di Osimhen recuperato che in questi ultimi minuti obiettivamente ha attaccato con più convinzione, taglio profondissimo di Bruma, praticamente chiude un triangolo con l'avversario, arriva Elmas che mette in area, ancora Zielinski, dai il Napoli in questo finale. C'è un clamoroso autogol che riporta il Napoli in vantaggio, e se il gol di Bruma ha fatto malissimo, questo caro Luca fa benissimo. Grande carattere del Napoli che subito il pareggio si è buttato in avanti e con questo cross di Zielinski forte verso l'area di rigore con tre giocatori del Praga nella zona in cui Akate impatta la palla, perciò senza un pericolo apparente. In realtà l'intervento del difensore del Praga è sciagurato e col ginocchio se la butta in area, c'è solo Ostigar, fa una roba brutta però. Tira la palla a te dentro Pizzi, Menuma, mannaggia
Ma perché? Perché a Mariscià? Ma perché? Quello che è girato male nel primo tempo sta girando bene adesso, questo come non è entrata. Ma fa travalla a te, ma non ci amava. È un mistero, mamma mia. Bravo Bruma con i tempi giusti anche per Pizzi, che prende il palo pieno, palo interno Massimo, perché da quella posizione sì, la palla viene di qua, non torna indietro. L'unica italiana a vincere in Champions, che è un fatto molto positivo. Abbiamo giocato bene i primi 45 minuti, purtroppo non abbiamo raddoppiato ed è stato questo forse il motivo per cui ci siamo trovati gli avversari addosso nel secondo tempo, che hanno pareggiato. Fortunatamente è arrivato subito quell'autogol, poi dopo qualche episodio a favore con il palo e un tiro che poteva entrare in porta, fortunatamente è andata bene. Ci mancava la vittoria dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio col Genoa. Importante partire bene in Champions, ragazzi. L'arbitro teneva un cartellino giallo angullato in mano. Comunque, diamo fiducia a questa squadra, adiù. Stiamo uniti perché è fondamentale, è fondamentale. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, seguimi anche su TikTok Diego Monturi e seguimi anche su Instagram Diego Monturi. Un bacio, adiù, forza Napoli, sempre.